sia un appuntamento con un personaggio. In questo caso apriamo questa prima puntata con Secondo Ricci, presidente del gruppo Caviro. Vediamo allora questa intervista. Il seme nasce in gioventù. Il seme nasce in gioventù, nasce in parrocchia per, diciamo, merito di un sacerdote che in parrocchia avevamo in quel momento, che è quello di occuparsi non solo dei problemi tuoi ma anche dei problemi della società, e che la società comunque va governata, ti devi interessare perché tu sei un componente della società. E di qui nasce la passione, no? Nasce la voglia di non essere solo un produttore, ma di essere anche un produttore che si occupa dei problemi della società. Ma come pochino? È un anno che non dormo, signor professore. Se vuole una prova, qui c'è il mio compagno di stanza, Paolo. Paolo, Paolo, vieni qui. Vieni. Dì al professore, ho studiato. Veramente non ti faceva mai chiudere occhi. Ma scusi, lei cosa vuole? Deve dare gli esami? No. E vada via. Ma chi è lui? Che fai qui? Deve dargli esame, vada via. Ma se ne vada, vattene via. Posso andare? Io normalmente sono ottimista, però cos'è che vedo? Che c'è un cambiamento notevole di cultura. Cioè oggi quando ci lamentiamo che la marginalità nelle nostre aziende è diventata piccola, di qualsiasi genere, no? È diventata piccola, perché questo vale per l'agricoltura, ma vale per gli artigiani, vale per tutti. Dico che ci dobbiamo abituare a convivere con questa marginalità, perché noi abbiamo allargato il campo di gioco, no? Di competizione. Finché giocavamo dentro l'Europa avevamo dei competitor uguali a noi, oggi giochiamo a tutto campo, no? Quindi con competitor che sono in condizioni diverse da noi, e quindi siccome noi non vogliamo chiudere, non vogliamo andare in Serbia, non vogliamo abbandonare la nostra città, il nostro territorio, dobbiamo convivere con questa situazione di competizione estrema. Quindi se siamo pronti a ragionare in questo modo, riusciamo, secondo me, a ritagliarci una fetta di competitività. Chi non lavora, non farà amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che... L'energia, per esempio, era una cosa che ieri non c'era. Se penso a quanti pannelli solari, a quante iniziative in questo campo, penso che questo è qualcosa che è nato, che spero non sia una bolla che dura un anno, ecco, ma è qualcosa di nuovo che ha messo in moto un meccanismo in quel comparto. Ecco. E così lo dovremmo vedere in altri settori. Nasce come fonte di energia e di vapore per la nostra attività, quindi le biomasse, la caldaia a biomasse, sono 20 anni che in Caviro funziona. Perché? Perché era un'esigenza legata al risparmio energetico, e dall'altra parte produrre energia perché serve per alimentare tutte le varie attività. Poi oggi è diventata un'attività più importante, perché? Perché le provvidenze ti premiano se investi in questa direzione. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Gli anni 60 ha fatto avvicinare le classi sociali in modo che c'era spazio, diciamo, per tutti o quasi per tutti, no? Avevamo abbandonate le fasce di povertà. In questa situazione rischiamo di riallontanare le classi sociali. Questo è il dramma ed è la difficoltà soprattutto per i giovani di trovare una fonte sicura di occupazione. Ecco.